Ciao a tutti, sono Tibu da The Face Game. Ecco, oggi finalmente sto registrando il tutorial che servirà a voi che volete inviarci le nostre kill, per caricarle sul nostro server. Il programma da utilizzare, il misterioso programma da utilizzare, si chiama Fraps. Fraps è un programma che potete scaricare, vi do tutte le indicazioni qui sotto, e serve appunto per registrare quello che state vedendo. Cioè, praticamente fa tante fotografie, insomma, non sto neanche più a spiegarvi, insomma, avete capito, insomma. Comunque, questo è il programma da utilizzare. Dopo averlo installato e craccato, come spiegato sotto, come probabilmente farò anche un altro video dove spiegherò come installarlo e craccarlo, dovete andare sulla sezione Movie e cambiare qualche parametro. Dovete cambiare, praticamente dovete settarlo come vedete qua, 50 fps e soprattutto all size come risoluzione. Questa è la cartella di destinazione dei file, quindi dove andranno salvati una volta registrati. E a questo punto basta solo passare a code, passiamo a code, ok, questo è code. Bravo Alex, questo è code. Ok, lo sapete tutti, comunque su Cinema i miei file condivisi o le mie partite recenti, trovate tutti quanti i filmati, quindi se avete fatto qualche kill allucinante dovete muovervi a salvarla, perché dopo più o meno una settimana vengono cancellate, quindi non le potete più rivedere. Il programma funziona così. Io adesso, se avete visto, Fraps ce l'ho lasciato aperto. E dato che l'ho lasciato aperto, su code in alto qua compaiono dei numeri che sono gli FPS. Praticamente sono i numeri di frame al secondo, cioè non di quadri, ma praticamente di immagini al secondo. E per avviare la registrazione, basta premere il tasto F9, come comunque trovate anche scritto sul programma. F9 e quindi siete a posto. Il filmato dove viene salvato? Ve l'ho detto prima, comunque, dato che mi ripeto, non lo dico un'altra volta. Il filmato viene salvato, lo leggete da qua, C-Fraps Movie. Potete cambiarlo oppure far view se vederlo. Questo è il filmato che ho filmato adesso. Questo dura 7 secondi, occupa 62 mega, come potete vedere, una follia pura e propria, ok? Quindi non potete inviarcelo così, perché anche se avete una fibra ottica merdosa, io dato che non ce l'ho, dico così. Ma è solo Nvidia, 62 mega e 9. Io li sto praticamente 2 anni a mandarla, senza scherzare, 2 anni proprio. Quindi dovete convertirlo. Un programma che vi consiglio si chiama Formax Factory. Okay? Lo trovate anche qua sotto, come scaricarlo. No, questo non ha crack, è vero. Questo non ha crack, è praticamente gratuito e va veramente bene. Una cannonata, direi. Allora, dovete schiacciare aprirlo, installarlo, eccetera, eccetera. Dovete premere il tasto tutti verso MP4, cliccate qui, spostate il video che volete convertire e mandarci qui dentro, impostazioni e destinazione. Allora, cosa fondamentale, HD 720p MP4 widescreen. Questo è, secondo me, la migliore conversione che potete mandarci. L'unica attenzione che potete fare a questa, quindi alla risoluzione, è cambiare il bitrate da 2004 a 5000, perché sennò si vede proprio di merda. Ok? Qua potete cambiare da 25 a 30 se volete, ma non è necessario. Il video verrà fluido anche a 25 fps. Ok, fate ok, un'altra volta ok. Eccolo qua. Praticamente adesso basta che premete su vai e il video verrà convertito. Aspettiamo quello che è da aspettare. 50, 60, 70. Ok, processo completato. Adesso premete su cartella di destinazione. Il file lo trovate qua. Adesso, giusto per farvi capire, il file adesso occupa 817 kilobyte. Praticamente sta in un floppy, quindi capite anche voi che fare l'upload di questo sta come una freccia, ecco. Adesso è molto semplice, basta caricarlo sul nostro sito. Allora, andate su www.thefacegame.it, ecco qua. Ecco qua. Allora, dovete andare su video. Io intanto esco per farvi vedere un problema che può saltarvi fuori. Allora, video. Ecco qua, sezione video privata, dovete cliccare qua, cambierà il nome perché sto mettendo un po' a posto, comunque la trovate qui, il pulsante dove schiacciare per caricare i vostri video. Premete qui, ecco qua, errore, errore, non siete autorizzati a vedere questa risorsa perché
Perché io voglio che vi registrate al nostro sito, perché così posso mandarvi tutte le novità e tutto quanto. Quindi dovete re registrarvi e loggarvi. Registrarvi e loggarvi, ricordate che non serve registrarsi e poi non loggarsi, perché l'errore ve lo fa lo stesso. Qua sotto, in questo caso, io metto il mio nome e la mia password, ok? E faccio login e sono a posto. Ciao amministratore, ciao ciao ciao. Video, sezione video privata, ecco, vieni qua. E dovete premere su carica qua i tuoi video. Bellissima pagina che mi ha messo praticamente in croce per 2 settimane per farla. E selezionate il video da mandarci. Selezionate il video, adesso apro una qualsiasi cosa. Voi selezionate il video, non mandatemi porcherie. Fate apri e incomincia l'upload. Ecco qua. La percentuale e i megabyte che mi si state inviando, quando ha finito vi dirà un messaggio con scritto messaggio, un messaggio con scritto che il video è terminato e è stato caricato con successo. Non resta altro che salutarvi, un abbraccio da TV, solo se siete ragazze, se siete maschi restate dove siete, iscrivetevi al nostro canale e mettete un mi piace come al solito. Ciao, al prossimo video.